Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza e per la vostra partecipazione ad essere venuti questa sera all'evento, a questa rassegna culturale che prende il nome di Parole d'Autore. È la terza edizione di questa rassegna culturale che rappresenta un prodotto culturale voluto dall'assessorato alla cultura del Comune di Monselice con la collaborazione della Biblioteca Comunale San Biagio e di Cuore di Carta Eventi che ne ha curato la direzione artistica. Questa rassegna è una rassegna estiva, è una rassegna di 7 appuntamenti con i quali abbiamo voluto portare qui a Monselice dei nomi, degli ospiti, dei relatori di rango nazionale, firme di espressione nazionale. E questa sera abbiamo il piacere, l'onore, il vanto di poter ospitare due grandissimi, prestigiosi personaggi che sono Dario Vergassola e Lorenzo Marini. Sono due persone che ovviamente non occorre presentarli, però questa sera sono qui per portare i loro saperi, saper fare, saper essere, la nostra comunità, il nostro territorio, perché l'obiettivo è quello di creare dei preziosi momenti come quelli di questa sera per parlare di tematiche, di temi che ci toccano da vicino e che riguardano l'attualità. Ovviamente questo evento è stato possibile perché abbiamo avuto anche la partecipazione di alcuni sponsor che hanno, diciamo, appoggiato il nostro progetto, la nostra iniziativa, la nostra attività e che ringrazio per il sostegno che ci danno. Ringrazio innanzitutto Radio Latte e Miele, Radio Love FM, ringrazio Via Vai Comunicazione Eventi, ringrazio la Veneta Agricoltura SRL, ringrazio Museo TMB Tecnomeccanica Beto SPA, ringrazio l'impresa Zagolin Giovanni SRL, ringrazio l'impresa Steel Group SRL Punto Edison Monselice, ringrazio Fidea Iniziativa Medica, ringrazio Sesa SPA, ringrazio la banca BCC Patavina, ringrazio l'associazione Lions Club di Monselice, ringrazio Civico 28 che ha curato l'allestimento del palco di questa sera, ringrazio inoltre i volontari della Croce Rossa Italiana che sono qui presenti questa sera e infine non per ultimo la Proloco di Monselice. Grazie a tutti, buon ascolto e buon spettacolo. Chiamerei sul palco Lorenzo Marini e Dario Vergassola. Grazie mille, salve, buonasera. Da che parte vuoi, buonasera a tutti. Salve, buonasera, grazie. Se abbiamo un po' di fischietto, ci siamo. Possiamo iniziare quando vuoi. Ci va. Tanto okay. Ci hanno visto anche uscire dal ristorante. Intanto è la prova che non tutti guardano la televisione. Questa è una cosa molto bella. Grazie per essere qui e fare questa festa, perché Dario sta raccontandoci il suo terzo libro. Quindi non è una presentazione dall'alto, ma è una chiacchierata tra amici. Quindi siamo tra amici, come dice lui, giochiamo in casa e quindi gli facciamo parlare, ci facciamo raccontare qualcosa di questo libro. Ci possiamo sedere? Sì. Tanto grazie, buonasera a tutti e sono contento di essere qua intanto perché vabbè, quando si muove la Bruna che smuove monti e tutto con questa fiera delle parole riesce veramente a fare sempre quello che vuole. Ne conosco due o tre così che sono in grado di far tutto, basta che ti telefonano, uno parte, non si sa mai perché. E poi quando mi ha detto che c'era lui, io non sapevo che era di Monselice Lorenzo Marini, quindi gli farei un applauso perché non lo vedo da parecchio, perché cioè, è uno che è stato fuori, non so se vive qua, non ho capito cosa fa. So che di lavoro la dà a bere, questa è la cosa, no? La dà a bere perché mi ha raccontato cose che non pensavo, anche lui naturalmente, la moglie che salutiamo e ringraziamo, che è quella che gli sta dietro, però Lorenzo Marini io l'ho conosciuto a Milano, in questo posto che sembrava un'astronave, e io arrivavo da un quartiere terribile di La Spezia, e ho trovato questo personaggio che pensavo mi prendesse in giro, con i modi che c'ha, queste cose, pensavo bleffasse continuamente. Cioè, dobbiamo parlare di lui? No, parliamo di te, così impari, siamo venuti qua apposta, non so se la serata è fatta apposta, perché te non lo sei, ma sei morto e ti stanno dedicando una strada, questa è la cosa che faccio. E l'applauso su sei morto rispetto all'applauso di prima è superiore, quindi stai un po' sulle balle al paese, no? Come tutti, però insomma l'ho trovato così, pensavo, ho detto mi prende in giro, tutto così un po' sempre etereo, c'è sempre il codice, sempre, e ho detto mi piglia per il culo, invece ho scoperto che la lunga è veramente così, non ho mai visto uno vestito così che va in giro in pigiama, queste cose qua, con questa nonchalance, a volte tutto bianco, a volte tutto nero. Una sera l'ho portato a cena con Fuxas, architetto, lui era tutto bianco, l'altro era tutto nero, sembrava Bergman, la partita a scacchi con la morte, cioè... Però insomma, per dire, e ci siamo trovati. Cioè, tu capisci cosa vuol dire fare? Lo perdo di vista per un periodo e me lo ritrovo pittore. E qui l'applauso, ragazzi, perché adesso quest'uomo qua fa delle cose impressionanti. Cioè,
Cioè, dovevo parlare io del No, però lo, ci tengo a dire, questa roba poi basta. E, però fa queste cose con le lettere, le cose, e fa le cose tipo, ho letto Momma, cioè New York, in giro a Los Angeles, non capisco che cazzo la fa. Quindi, o la da bere per un problema della finanza, che qui adesso verranno a farti un accertamento tra poco per capire se in realtà spaccio droga, non so cosa, però l'idea è, insomma, avete un concittadino, ma lui è di qua, perché io non so mai se è vero quello che mi dice. Se voi siete finti comparsi e pagate lui, benissimo. Sapevate di avere uno che fa l'artista, che fa le cose, sì. Sempre con questo entusiasmo. Sembra mia moglie quando gli dico ti è piaciuto. C'ha questo entusiasmo qua. Però insomma, applauso a Lorenzo Marini che siamo qua, ci ha invitato con la Bruna Coscia, la Mari e tutto, e ci siamo. Ecco, e poi iniziamo così. Sapevo che non dovevo accettare, perché guardate, ho fatto 2 anni radio. Cazzo, parla come il Papa. Cazzo, Radio 2. Ma quello buono, quello che è morto, il Papa buono, non quello nuovo. Radio 2 con lui, e ovviamente c'era una sorta di copione che regolarmente lui non guardava mai, per cui se non segui il copione è un'altra vita, cioè devi arrangiarti in una velocità di pensiero, siccome lui ha la diarrea verbale, e quindi c'è questa velocità sconvolgente, perché una volta ti ricordi che quando... Diarrea verbale non l'ha mai detto nessuno, quando, è orribile cazzarola. È orribile, pensavo fosse una qualità, adesso è diventata una cosa orribile. Madonna mia. Tornando da Roma, perché si andava a registrare a Roma e c'era in aereo, c'era la russa e entriamo presidente noi due, della, adesso sia e presidente. Lui dice tutti i comici oggi in volo e io non sapevo se morire, sprofondarmi, comunque è così, va bene. Allora, oltre a fare il comico, comunque sono venuto in Veneto e vi dico solo che c'è questo coso qua che uno ci mette, di solito lo vede da fuori, c'è del ghiaccio dentro, delle cose così, e uno dice ci metteranno il prosecco, plastica, queste cazzo di borracce, cosa ci bevo con queste cazzo di borracce? Cioè io pensavo ci fosse una bottiglia di prosecco di quello meraviglioso, che niente, quindi non è più il Veneto di una volta, ecco, pensavo di, lo dicevo per questo. Cioè le borracce, ma in Veneto cazzo siete finiti, non siete più quelli di una volta, non è più, cioè. No. Poi dicono perché cambia il mondo, cazzo arrivi in Veneto e ti dà una borraccia, cazzo invece c'è il borraccio. Cioè, era un modo questo per chiedere il prosecco. No, basta, proprio sono E quindi cosa fa un comico nei tempi morti? Scrive. Allora, la fortuna di Dario è che vive in un pezzo di terra. Sapete le cinque terre più o meno quanto sono grandi? Diciamo Monselice Este Montagnana, Massimo Conselve. E ci sono 5 nomi di 5 paesi speciali a cui lui ha dedicato 5 storie. Ora, 5 è un numero speciale, perché la nostra mano ha 5 dita, si dice che gli elementi che compongono il creato siano 5, la terra, l'acqua, il fuoco. E quindi fa queste 5 storie, che sono 5 favole, 5 fiabe, 5 narrazioni folli. È bravo, bellissime, nel senso che parlano i pesci. Gli uomini non parlano mai. Non so se qualcuno di voi ha letto i fumetti di Charlie Brown, Snoopy, Charlie Brown, non ci sono mai gli adulti. Ecco, in queste sue 5 storie non ci sono mai gli uomini, ci sono sempre pesci che parlano o abitanti di questo mondo. Una delle cose più interessanti è il capitolo 5, dove si parla di questa acciuga. Perché mi ricordo che facevamo un bulldozer e un giorno mi ha detto: tu pensa alle coppie di fidanzati che guardano la luna e pensano che tutto il mondo sia bellissimo, non sanno che giù c'è una lotta per la sopravvivenza sconvolgente, e queste acciughe, l'ottimismo dei liguri. Eccolo, vai, raccontaci di questo. No, vai avanti. Racconta del capitolo, secondo me il mio preferito. Sei sicuro? Secondo me è uno dei più belli. Mi piacciono le acciughe, per le acciughe sono intanto. Io ho rubato tutta questa roba delle acciughe da un altro libro che si chiama La ballata delle acciughe, che ho scritto io. Cioè, me le rubo da solo, faccio autoerotismo da solo, quindi posso fare anche le acciughe. Sai che sono contrario all'uso del preservativo perché mi fa sudare la mano, quindi io cerco di fare queste cose. E cosa succede? Che cerco di tirar giù dalle cose alte che dice lui. E le acciughe, Monte Rosso è il paese delle acciughe, primo paese arrivando dalla parte del nord, diciamo da Genova, il paese delle acciughe, dicono che sono le acciughe più buone del mondo, perché sono piccole rispetto a quelle cantabriche che sono più forti di sapore. Le acciughe, no, sembra quasi che con la targa le acciughe nostre, perché quando le peschi sanno che sono di Monte Rosso, chi lo sa. Sono stato a informare sulle acciughe per fare questa storia delle acciughe e ho scoperto che le acciughe sono dei pesci straordinari. Intanto sono molto intelligenti perché contengono il fosforo, quindi è normale,
e soprattutto perché hanno una vita incredibile, attraversano il Mar Rosso, vanno a vedere le aurore boreali, sembra che si stiano anche lì a godersela, e poi a un certo punto queste acciughe, 160 milioni di anni fa, i pesci sono usciti dal mare, hanno tirato fuori i piedini e sono diventati qualcosa di terraqueo, e invece le acciughe hanno mantenuto i piedi, ma noi non lo sappiamo. Cioè, le acciughe sono ancora adesso, girano di notte per Monte Rosso, ci credete? Sì. Cazzo, sono favole, ragazzi, se non ci credete a questa, siamo morti. Avete creduto a un cavallo di legno pieno di guerrieri che prendeva Troia? Potete anche credere alla mia, cioè, per anni. E cosa succede? Che queste acciughe qua, intanto per cominciare, quindi quando voi vedete muovere le foglie a settembre, se andate alle Cinque Terre, che è il momento migliore, ottobre, quando cadono le foglie di vigna, quando si muovono le foglie di vigna, in realtà sotto sono le acciughe che si stanno muovendo per non farsi vedere dalla gente, perché le acciughe sono in questo bar, sono qui sul bar, sul Veneto ci siamo, sono come il coro sacro del posto, cioè le acciughe sotto sale, sotto limone, messe su una sperlunga lì, sono quelle che un giorno si mettono a parlare e dicono la verità agli uomini. E c'è questa storia di queste acciughe che un giorno le acciughe, sapete perché le acciughe, allora lo dico perché in Liguria mettono le acciughe sotto sale sul bar gratis, e si sente anche suonare le campane quando dico gratis in Liguria alcune volte. Senti? Perché senti, è voluta volutamente. Io ringrazio il campanaro con una precisione. Ma infatti, aspetta, perché anche a Venezia è così. Sì? Al baretto dell'università ho chiesto: scusa, ma perché sono sempre uova sode e acciughe? Ecco fatto. E mi ha risposto: perché i chama. Tom, e la stessa cosa hanno inventato i liguri, cioè le acciughe sono gratis perché appena ne mangi una ti viene puoi morire di sete, cioè, perché ti viene voglia di bere. Non le puliscono dal sale, quindi ti mangi un'acciughetta col tuo stuzzicadente e poi sei morto. In Veneto facevano il mezzo uovo sodo e qualche genio come a Venezia mette mezzo uovo sodo con l'acciuga sopra, quindi sono dei geni di marketing. Infatti credo che lo spritz l'abbiano inventato per questo. Perché uno bevendo, a un certo punto stava morendo di sete, ha detto spruzz, stava dicendo spruzz. Ma sempre lo stesso bar. Diceva spruzzatemi qualcosa, capito? Ma sempre lo stesso bar, gli ho chiesto scusa, ma perché mettete il tovagliolo bianco umido sopra? È un sepolcro. Perché sennò va in gondola, anche questo è interessante, cioè, perché il tramezzino in gondola. Non è male. Insomma, questa era un po' l'idea delle storie. Sembra che in questo bar, certo, ve la faccio corta, in Liguria, le acciughe parlano e dicono le cose sensate, insegnano che c'è... perché poi gli racconti sono fatti in modo come se fossero dei piccoli racconti per riuscire a portare la gente fuori dal circuito che è quello di andare in giro a cercare di fare la pipì nei bar e basta, perché arrivano 3 milioni di persone all'anno in Liguria, quindi è un problema. E questa idea di fare delle piccole favolette per raccontare una piccola guida dove si può andare un po' fuori dalla Cagnara, dove c'è le acciughe, ti raccontano la casa di Montale, sono così presuntuose queste acciughe, che dicono che quando loro vanno a vedere la casa di Montale e guardano il mare, in realtà il cielo, le stelle sono loro, cioè sono così avanti che dicono non siamo noi, è il riflesso del mare, cioè le galassie sono le acciughe che fanno il pallone, quindi citano De André, fanno un sacco di cose straordinarie. L'oste, che sono un po' burberi in Liguria per dirla breve, sono terribili, sono cattivi come la peste, succede che a un certo punto quando sentono queste qua che parlano un po' si commuovono, un po' le prendono, le mettono fuori dalla porta e dicono se ci avete i piedi tornatevene a casa da sole, punto, questo è il finale. Il giorno dopo non si capisce se loro sono tornate in mare oppure c'è qualcuno che dice che Tri, il gatto del paese, si stia leccando i baffi e sia un pochino più grasso della sera prima, quindi non si sa come va a finire. Questa è la storia degli acciughe e questa è la storia numero 5. Sentite che inizio. Sapete che nei libri ormai non legge più nessuno la presentazione dei libri, però c'era Charles Dickinson che girava per gli Stati Uniti, che era di Padova, e la sua la presentazione era leggere il libro e basta. Allora c'è l'inizio di questa Caterina. Pensate che Dario ha un figlio che si chiama Caterina e chiama Caterina un'acciuga salata e sapientina. Sentite che bello, perché quando parla c'è la diarrea verbale, ma quando scrive è una poesia. Oddio mio. Il treno si ferma e le pause e i collegamenti che fa sono bellissimi. Sentite questa, è proprio l'inizio. Dice: la salita è dura, come tutte le cose da queste parti, ma quando arrivi alla porta del convento di frati cappuccini e il cuore batte forte per la fatica e quando il tuo dito preme il campanello del portone, ecco che una strana calma ti prende e ti rimette in bolla col mondo. Non è fantastico questa cosa che ti rimette in bolla col mondo? Senti la metafora, è come no? Un muratore che prende l'Exotan. E poi c'è una cosa bellissima, la pagina dopo, quando descrive il paesaggio, che dice: perché
alle Cinque Terre è spettacolare, sia il campo che il controcampo, cioè è bello sia quando sei in barca e dal mare vedi questa scultura della natura e quando vedi il mare appunto da queste colline. E dice Dario: non so se Dio abbia inventato questo posto, ma a giudicare dalla sua bellezza potrebbe essere anche il contrario. Non è fantastico? Manco me lo ricordavo io, ma l'ho scritto io sta cazzata. Io ho dovuto leggerlo. Ho dovuto leggerlo? Sì, ho dovuto comprarne 3 copie perché le altre 2 le ho perse. Una è vergognati. È vero? Cioè, dico, ogni terra ne compravi uno. No, sì, uno è a Fano. Anche dove? Sì, e non li trovo, vabbè. E questo è quindi, secondo me, il primo applauso del capitolo di cui non avete capito niente dell'acciuga va a Dario. Vabbè, adesso parte quello, diciamo, aperto. La domanda è: ma se ci sono 5 storie che hanno i pesci come protagonisti, cosa c'entra le 5 terre? Beh, 5 terre sono sul mare, tanto per cominciare, e poi sono il paese di mio papà. E adesso vi dico una cosa che non c'entra manco niente col libro, forse c'entra. Io mio papà l'ho conosciuto quando è venuto il Covid, so che è una cosa strana da dire, io sono figlio unico, mia mamma Polina era morta giovane, mio papà è rimasto con me tanti anni, però avete idea, quando le cose vanno bene e non ce ne rendiamo conto, il tempo passa, ne parlavamo a tavola, va via incredibilmente, cioè noi non ci rendiamo conto che il tempo passa perché aspettiamo sempre che succeda qualcosa di meraviglioso. Qualcosa di meraviglioso è difficile che succeda, vincere una schedina al totocalcio piuttosto che le cose lì. Il resto si chiama routine, e la routine è quando i figli stanno bene, quando nessuno ti chiama per dei problemi, cioè quando non succede nulla, in realtà è la parte migliore della vita. Noi non la consideriamo molto, infatti bisognerebbe riconsiderare la routine. La routine è meravigliosa, sono le serate così, il cazzeggio, il bar, gli amici, la sera cena, quando chi riesce a alzarsi un'ora dopo, una mattina, cioè l'idea di fare una passeggiata, perché tutti pensiamo che debba succedere qualcosa di grande, invece le cose belle sono quando non succede niente, io per esperienza purtroppo quello. Mio padre, siccome non succedeva mai niente e stava bene mio papà, lui si alzava la mattina, andava a fare un giro, c'era una fidanzata, una signora divertente, brava, una brava donna, però quando tornava la sera gli davo il cane da portare, se lo portava lui a letto a dormire, e quindi l'idea con mio papà era quella lì. Quando ero giovane io non lo vedevo mai perché lui lavorava, quando ero grande io lavoravo io, lui era in giro. Con il Covid me lo sono trovato in casa, una persona che stava di fronte, come lui abitava lì, io abitavo qua, e quindi praticamente mi sono trovato un anno mio papà in casa da me. E trovarsi mio papà per me è stata una roba impressionante. Tanto ho conosciuto uno che non sapevo chi era mio papà, ma lo giuro, perché dovrebbe essere così per tutti. Ecco, io l'ho registrato tutte le cose che mi raccontava sul telefono, mi sono registrato tutto perché aveva delle cose da raccontare incredibili. Io non l'ho mai cagato mio papà, cioè era uno di poche parole, tranquillo, ha sempre lavorato, lavava le scale, puliva, andava a scaricare, non ho mai detto niente, non ho mai chiesto niente. Scusate, è andato fuori dal tema? No, se n'è andato via alla festa del papà sì, poi dai, non c'è più. Però la cosa incredibile è che lui un giorno mi ha detto, quando era finito il Covid e tutto, mi dice mio papà, e questo è un titolo per te Marini, mi dice: mi porti a vedere il mare, mio papà, che era ignorante come una tavola, ha fatto la seconda elementare, capisci? Io rimango e dico: ma guarda te. E dico: certo che ti porto a vedere il mare. E lo prendo con la macchina, perché lui era di Corniglia, tra Corniglia e Vernazza, in un paesino che si chiama Pianca, così. Ci sono 3 case. E a un certo punto lo porto lì, lo vedo un po' commosso, insomma mi sono rimasto un po' così, ma non aspettavo, no? E a un certo punto mi dice: guarda, ti porto a vedere una cosa. Mi porta in mezzo a un bosco e mi dice: io qua, mia mamma mi mandava da piccolo a 7 anni a fare la legna. Mi mandava a prendere la legna alle 7, diceva 7 anni, mi ci mandava di notte a portare giù la legna per portare a casa. Io rimango e comincio subito a incazzarmi, dico: ma come 7 anni, un bimbo di notte, altro che Dickens, altro che cosa, cioè, ma perché 7 di notte? Alle 7 di notte, ma perché di notte papà? Perché di notte tua mamma ti mandava? Lui mi guarda e mi dice: perché di giorno lavoravo. E io sono rimasto sconvolto dal fatto che questo di giorno già lavorava 7 anni, poi mi dice: andavo a casa, c'avevo un mal di piedi che non ce la facevo più. Gli dico: per forza avanti e indietro su sto monte. Dice: no, perché ero scalzo. Gli ho detto: basta, non mi dire più niente, non voglio più sapere niente, volevo morire. C'avevo di fronte uno vivo, non vero, cioè non era una roba raccontata, non era l'ectoplasma, era veramente 100 anni di differenza tra padre e figlio. Cioè questo andava scalzo in cima ai monti, perché una volta in questi monti di Corniglia, te non te l'ho mai raccontata, c'avevo delle zie di mio papà che si chiamavano Aurelia, Consiglia e Erminia. Stupendo. E abitavano in cima a monte, se siete pratici le Cinque Terre, la strada è arrivata alle Cinque Terre 50 anni fa, io avevo 16 anni, cioè da noi, quando dicono la Calabria, ma da noi è fuori dal mondo, noi siamo al nord, siamo 100 km in aria con Milano,
Cioè, eppure incredibilmente non c'erano dei paesi senza strada, era una roba incredibile. Queste zie, io sentivo parlare di queste zie strane che abitavano in cima a questo monte, andavano a prendere l'acqua. Io avevo 18 anni. A un certo punto gli dico: ma io voglio andare a trovare ste zie. Mi dice: guarda, stai attenzione, dopo che gliela meno un po', mi dice mio papà: vabbè, vai a trovare ste zie, così me le saluti. Vai su e ricordati di portarti un sacchetto di caramelle. Attenzione, Loretta, mi porta le caramelle. Dico: vabbè, porto le caramelle. Come ci arrivo, mi dice: vai, prendi il treno, vai a Corniglia. Corniglia sono 600 scalini, credo, per arrivare fino in cima. Io ero già morto. Mi dice: quando arrivi a Corniglia, parti da lì, come la tappa del K2. Vai su e mi dice: e come ci arrivo? Mi dice: fai, e pensa cosa meravigliosa che ha detto da contadino vero, mi ha detto: fai tutte le vigne, fai tutti gli olivi, fai tutti i pini, quando arrivi ai castagni sei arrivati dalle zie. Io sono rimasto, ho detto: cazzo, ha detto una roba molto da guardie forestali, tra l'altro, che poi è la fascia che c'è, no, mediterranea, per arrivare al continentale. Dico: ma io vado su da ragazzetto con questo sacchetto, vado lì, cicale, un caldo da morire, arrivo a un certo punto, vedo le vigne, trovo questi castagni, arrivo, tre casette e su un muretto a secco, coi sassi come da noi tirati fuori perché ci fanno gli scalini coi sassi, tre figure vestite di nero, immobili così, coi baffi. Io ho detto: gli zii, cazzarola, sono gli zii. Però loro erano zitelle, dico: come cazzo fanno? Erano le zie, coi baffi, terribili. E io gli dico: sono Dario, comincio a tirare caramelle, come alle scimmie, e loro si quietano, perché quando vai lì o è un avvocato che arriva per dire qualcosa o qualcuno ti ha fatto causa, cioè quindi il problema delle Cinque Terre è quella roba lì. Quindi ho trovato queste zie che dal punto di vista anche storico, per dirvi come sono i Liguri, una delle popolazioni più terribili del mondo, cattivi come le peste, e quando è arrivato, passato Giulio Cesare, nel Debello Gallico c'è scritto: ho trovato delle difficoltà terribili su questi territori, dove ho trovato uomini che sembrano bestie, donne che sembrano uomini. Le mie zie, cazzo, erano ancora vive già, quindi sono Aurella, le zie, che non so se sono morte ancora, ma io ho fatto come mia suocera, l'ho cremate e l'ho sniffate, tanto per tenerle con me. Andiamo alla prima storia, alla prima fiaba del libro che mi piace un sacco, perché vedete qui dentro questo libro c'è una parte adulta e una parte bambina. Essendo schizofrenici basta andare d'accordo con se stessi, c'è la frase che diceva: sì, una volta era schizofrenico, ma adesso andiamo tutti d'accordo, prima schizofrenico, adesso siamo guariti, anche l'americano. Esatto, siamo guariti. E c'è questo Gino che è un girino albino, già. Aia. È bello, Gino, girino, albino, perché in queste storie ci sono delle contaminazioni. Una volta la parola contaminazione era negativa, l'acqua contaminata, no? L'aria contaminata, adesso non sei trendy se non contamini. Allora ci trovo Pinocchio, ci trovo Buttonatroccolo, ci trovo un sacco di cose che hanno lasciato traccia, che hanno lasciato il segno, e come diceva Dario, c'è una cattiveria di sopravvivenza della Liguria e delle Cinque Terre e una bontà. Dario è un uomo buono. E però, tutte le fotografie dove il bianco è molto forte, il nero è altrettanto contrastato. Ma i grigi? Vabbè. I grigi, ci sono tutti i toni. Allora, in queste fiabe c'è sempre qualcosa di poetico, di struggente, di amorevole, ma anche di crudele, perché la vita un po' è così per tutti noi. Tutti noi vorremmo vivere a Disneyland, ma in realtà non c'è posto. C'è troppa coda. Coda. Allora, parliamo di questo Gino, il girino albino. Perché i girini, come sapete, sono neri, solo nella fiaba di Vergassola un girino nasce bianco. Questo è il problema. Cioè, tanto Rio Maggiore, la prima delle Cinque Terre, è dall'altra parte, da Spezia, e si chiama Rio Maggiore perché dicono Rio, fiume, grande, quello che in realtà è una pozza d'acqua che va giù, sono delle pozze d'acqua. Non so se voi avete avuto la fortuna da bimbi di andare a giocare ancora una volta, prima che arrivassero i telefoni e quelle cose lì, che io adesso, con tutto il bene del telefono, i mezzi e la comunicazione, ai bimbi alle elementari gli farei fare un'ora di salita sugli alberi, tirarsi le castagne in testa, non dico il salto nel cerchio di fuoco, è troppo, però avere le ginocchia sbucciate, che ci fosse un po' di cazzeggio sano, mi piacerebbe che ci fosse. E una volta si andava nelle pozze, noi andavamo anche al mare, però c'avevamo anche dei posti dal fiume, e nel fiume trovavamo queste pozze d'acqua. E chi non è mai andato in una pozza d'acqua a prendere i girini, portarli a sua mamma che si incazza, glieli metti nella vasca da bagno, questa ti urla come una pazza, poi levava il tappo, te li andavano tutti via, eccetera. Quindi mi piaceva l'idea delle libellule, mi piacevano i marinai d'acqua dolce, questi insetti che vanno sull'acqua, c'era un sacco di, ho trovato delle bisce d'acqua che erano terribili, però le ricordate voi le garavelle, ricordate quegli insetti che ronzavano un po' quel verde meraviglioso, che si legavano a un filo e le facevano volare, qualcuno se le ricorda?
Cioè, a me mi sembra essere di uno di 2000 anni no, fa. No, perché avevamo il cementificio qua, c'era l'acqua, c'era l'aria. Erano già tutte morte, però insomma, vivevamo un po' con quel cazzeggio lì, eravamo ancora un po' storditi. Io sono contento come generazione perché ho preso veramente quella roba lì. Poi abbiamo preso l'utilizzo della macchina, che i miei non ci vanno anche la macchina, poi abbiamo fatto quelle cose incredibili, poi siamo arrivati a, non so, la prima volta che abbiamo registrato la videocassetta, che ci è sembrato una cosa meravigliosa, il telefonino, internet, YouPorn, cioè le cose più belle che possiamo utilizzare nella vita. Però, quindi eravamo ancora gente abbastanza di campagna e andare nei boschi era quella roba lì. Quindi questa è la storiella di una roba che mi è venuta un po' in mente, di quelle cose lì, di questa rana che fa una nuvolata di girini neri e in mezzo ce n'è uno bianco. Capirete bene subito che dall'inizio c'è qualche problema, perché i fratelli si affezionano molto a sto girino bianco, però il padre comincia a dire: chi è questo qua? Da dove esce questo? Gli amici rospiti dicono: ma di chi è figlio? Cominciano un piccolo, sapete che nei paesi ci sono delle dicerie orribili. Allora la mamma poverina è disperata e questo povero girino, che comincia a diventare un bellissimo ranocchio bianco, però è un problema perché questo girino è al contrario: invece che nero nasce bianco, invece che dire cra dice arc, invece che nuotare a rana nuota dorso, cioè comincia a essere un problema. Il babbo comincia a preoccuparsi e dire: ma dove cazzo era uscito questo? Insomma, a un certo punto, come una tragedia greca classica, lo esiliano nella pozza di sopra. Lui disperato, gli amici lo lasciano, i fratelli, piange, la madre è disperata, il padre dice: no, ho deciso che vada via perché non lo voglio più, e lui se ne va di sopra. Ve la faccio breve: mentre di sopra, un po' disperato questo povero girino, vede passare una bellissima ragazza, lui si innamora della ragazza che passa, lei è in mano mentre suona queste campane, è morto probabilmente, mentre passa sente, esatto, lo dico perché io qui a Monselice è tutto coordinato, è campana, vorrei che tu sapessi. Bello, è la famosa tutto... allegria di Monselice, è impaginato, chiama, cioè... sì. Benissimo. Esistono le campagne a moribondo, neanche a morto, le fanno già prima. Sono quelle dengue, c'è cioè la campana affallata, sai quella con la crepa, fa bang, dice: cazzo, sta morendo Franco, cioè che sanno già che quello che sta male, capito? Beh. Bello, il panese non c'hanno i morti qua. Vabbè, un'altra favola. Ora succede così: questo vede passare la bella, pensare una bella ragazza che ha un libro in mano. Nel libro, chiaramente, il libro è dove c'è nella copertina una principessa che bacia un rospo. Lui si sente chiamato in causa, dice: cazzo, questa sta cercando me, è la mia vita, quindi ci siamo. Cosa succede? Cerca di seguirla. Mentre va a casa di questa per seguirla, in questa casa ci abita un cattivissimo bracconiere che va a caccia. Cacciatore. Ma noi non la raccontiamo tutta. Sì, certo, e allora c'è tutto. Certo, se no non mi diverto io. A un certo punto, insomma, fa questa roba qua, lui vede che lui va... Dura tre ore. No, va a cercare, gli dice alla moglie, che è cattiva peggio di lui, dice: vai a prendermi tutti gli animali del bosco che non si possono prendere, i cerbiati, le coglie, gli scoiattoli, prendi anche le rane. Lui rimane sconvolto, dice: no, le rane no. Torna dal padre, il padre dice: no, cosa vuoi da me? Ti ho detto che ti avevo cacciato, lo rimanda via, questo disperato. Riesce a fermare il padre di questa ragazza che cerca di ammazzare tutte le rane. Come si faceva una volta, allegra gente delle campane stonate di Monselice, quando si andava a pescare, una volta quando si andava a pescare le rane e i pesci, si buttavano delle cose terribili, si buttava la varichina. Ah, la pescheria è per fare tutte le cose fatte bene, però ragazzi, quando andavamo nei posti si buttava la varichina, la niveina, quella roba lì che c'era dentro l'acqua, perché i pesci morivano tutti perché li avvelenavi, veniva una galla e li prendevi, quindi ammazzavi un fiume per prendere quattro pesci del picco. Questa è l'idea. Ah, avete capito il senso del dramma che c'è? No, siccome lo facevano gli anziani, questo povero ranocchio riesce a rompere un argine e manda via quest'acqua velenosa. Il cacciatore dice: ma come, ho buttato questo veleno, come mai? Sarà evaporato, e va a portare la dinamo. Nessuno di voi è andato mai a pescare con una dinamo? Ma che cazzo di paese è sto qua? Tutti normali? Qua siete normali qua? Cosa siete? Il paese dei normali? Non l'ho mai visto io. Si metteva una roba nell'acqua con i fili elettrici, si girava la dinamo, si dava una scarica e i pesci, boom, veniva la galla e portavi anche quelli. Il bracconaggio era fatto così. Infatti adesso dicono: butti il sacchetto in mare. Cazzo, ci buttavo la varichina, figurati il sacchetto, cosa me ne frega. A un certo punto lui non sa come fare, gli viene in mente un'idea, salta sul letto della bella. Lei legge il libro dove lei vede che bacia il ranocchio. Butta giusto il libro, vede il ranocchio bianco, lei impazzisce perché si innamora, gli corre dietro, lui si fa correre dietro fino al fiume dove il padre di lei sta girando la dinamo, e mentre lui fa per lì, arriva la bimba, la ragazza, fa per bacio, lui sta per girare la dinamo, lei lo bacia. Cosa succede quando la bella bacia il rospo? Me ne vado, cioè, scusa. È un ranocchio al contrario, è lei che diventa rospa, cazzerola, finalmente la gnocca diventa rospo e rospo rimane rospo, cazzerola. Quindi è un racconto contro le donne belle che non vanno con i rospi, vaffanculo.
E cosa fa il cattivo padre? Non può girare la manovella perché lei diventa rospa, va nel coso e fanno i ranocchi, diventa nonno e non rompe più i coglioni. Questa è la falta. Quindi il senso del capovolgimento del fronte, ciò che ti aspetti viene ovviamente contraddetto. È bello, uno dice le cazzate e lui le riporta cose normali. Eh sì, no, perché deve sembrare un libro, cioè comunque è carta, sono alberi tagliati. Oddio mio, no, questo l'ho fatto con me. E dunque ci va rispetto almeno per l'albero tagliato. Giustamente, no? Ma questo l'ho fatto con le tende di mia suocera. E poi c'è questa signora qui che dice mi raccomando devo vendere le copie, io devo parlare bene certo. Del libro. Ah certo, un applauso ai librai e agli insegnanti che sono rimasti la prima linea nel mondo probabilmente. Sono gli ultimi rimasti. Oltre ad avere una figlia di nome Caterina e un figlio di nome Filippo, poteva non esserci un pesce che si chiama Filippo? C'è un totano che si chiama Filippo e si innamora di un limone. Ora cominciate ad avere dei dubbi sulle droghe pesanti che il nostro amico potrebbe farsi. Invece no, perché sempre con questa leggerezza riesce a fare in modo, a raccontare in modo iperbolico una storia d'amore bellissima. Mi attacco perché quella precedente è una storia d'amore, ma questa lo è di più, cioè l'amore tra un limone che il totano credeva pesce, la trovo una cosa bellissima. No, in realtà funziona così. Scusa che cioè, perché funziona così. Voi sapete, allora, davanti a Vernazza, c'è l'età di Vernazza mai? C'è questo entusiasmo straordinario, che è una roba impressionante. Bravissima. A Vernazza c'è da frangere, non si vede, c'è una piccola goletta che si chiama Grotta della Maimona, dove i ragazzi del posto portano le turiste in barca a fare un giretto lì dentro. È stretto, non si esce più, si sta dentro, però ci sono i ricci, i pomodori di mare, ci sono ancora le stelle marine. I ragazzi le portano queste straniere lì dentro, tentando quel giochetto che facciamo una volta in macchina, tipo me la dai o scendi. Ora, in mare funziona di più, funziona molto di più in mare che... insomma, in questa grotta qua, nella profondità di questa grotta che è piccola, ci sta una famiglia di totani. Questi totani cosa succede? Intanto per cominciare, e piacerebbe molto a Marini, lo sai, il totano, sono andato a studiarmi le cose, il totano ha tre cuori. Il cuore, tre cuori, sono andato a vedere sul telefonini, ha tre cuori, quando si innamora diventa una gran cassa, diventa una batteria di percussioni, cioè impazzisce questo totano con tutti questi cuori che gli battono nel cuore. E lui cosa fa? Gli dice la madre, mi raccomando al totano Piumonello, non andare in giro, non stare da solo, poi ti pescano, c'è sempre un pescatore, stai attento, mi raccomando. La paura delle madri è sempre questa roba qua. Il totanetto gira, vaga, gli dice di sì, però in realtà è un po' discoletto e vuole andare a scoprire il mondo. Scopre questa roba qua, i vecchi totani sono quelli che raccontano delle storie, lui si ferma a ascoltare i vecchi totani che raccontano che quelli più fortunati nella sfortuna, cioè quelli che sono stati pescati ma sono riusciti a slamarsi e ritornare in acqua, sono quelli che hanno visto la cosa più bella del mondo, hanno visto il sole, che è questa roba gialla, rotonda, la cosa più bella per loro che stanno sotto acqua, cose fredda, sangue freddo, dentro il freddo, vedere il sole che è una cosa meravigliosa, per loro è stata la cosa più bella. E questo totanetto gira, tirigira, tirigira, alla fine vuol vedere il sole anche lui, a dispetto della madre, un giorno prende parte, deciso a fare questa escursione, questa roba, scopre dov'è il pelo dell'acqua, vede questa roba tonda, gialla e rotonda, gialla, le indicazioni sono queste, si butta fuori a un certo punto perché va a reazione con l'acqua, il totano lo vede e dice sei bellissimo, e il limone risponde anche te, perché in realtà non ha visto il sole ma ha visto una roba rotonda, gialla, pensava che fosse il sole, in realtà era un limone, si innamora del limone del totano e viceversa, e succede che inizia questa storia d'amore, il totano e il limone non vedo l'ora di essere maturo per staccarsi e finire in acqua e congiungersi finalmente al nostro totano, che è una roba di questo tempo di famiglie un po' strampalate, questa sì, è ancora delle più... È impaginata con i tempi. Se lo sa il ministro ci ammazza per una storia così che non se ne capacita. Quindi cosa succede? Che un giorno però, come si fa tutti, per esempio la domanda che faccio è questa, la domanda, chi di voi ha un amante qua? Nessuno. Tutte le volte non c'è uno che alza la mano. Dicono che quando uno ha un amante all'inizio è molto sospettoso, è molto attento, è molto cauto, come la caccia, devi stare molto indietro. Succede che dopo quindi te ti piace quella che sta là e però vi vedete a Torino al Museo Egizio, che cazzo ne so io, capito? Fingete di... Cioè, quindi all'inizio questa storia qua, molto lontana. Poi si prende una specie di cazzeggio, di... spudoratezza molto così, un po' Madame Bovary, cioè rimane un po' sta roba che a un certo punto uno non capisce più che sta rischiando un po', e quindi te vai direttamente sotto casa di quelli a suonare, cioè, e tutti lo sanno, il marito, tutti lo capiscono, tutti, però lo dico perché c'è molta attenzione in questo punto della storia. Bene,
E quindi cosa succede? Il nostro povero Totano va dal limone, a un certo punto diventa sempre più spregiudicato, va, trova un'americana che si butta in acqua con un anellino di margherite, trova la margherita, gliela porta e vuol fare questo regalo floreale al Totano, esce al volo senza avere la cautela che ha sempre avuto, non si accorge di un'ombra che è la barca di un pescatore orribile e si trova a un certo punto insalaiato e va buttato su. Il nostro limone rimane terrorizzato da questa roba, dice ma come hanno preso il mio amato meravigliosamente, fa uno sforzo incredibile contro natura che neanche Mario Tozzi crederebbe a tutto questo, si avvita su se stesso, il limone si storge più che può, il picciolo si rompe, finalmente cade e picchia solamente sulla spalla del povero pescatore, va per terra e non succede nient'altro. E il pescatore dice ma guarda che culo oggi, pensa a te, c'è un limone, che vola e c'è il Totano che salta, pensa che stasera al ristorante che meraviglia. E finisce questa storia, li mette in due sacchetti separati, non riescono neanche a parlarsi, neanche un bacio, niente, e alla fine succede così, il finale è questa roba qua. Un camionista dirò, non so perché dirò, che è la cosa più lontana del Cinque Terre. Perché sta bene dirò. Ah, dirò. Ah, però dirò è come se fosse un futuro di qualcosa. Uno di sto dicendo, non si può coniugare in un modo diverso, uno dirò, succede che con due container, che faccia sempre l'accisa, quelle cose lì, va in vacanza con la moglie e le figlie, molto rompicoglioni. E già dopo due giorni preferirebbe essere di nuovo sul camion, pensa come è messo sto qua, un po' come tutti noi, e svogliatamente sta spruzzando mezzo limone su un anello di Totano e lo mangia molto svogliatamente senza accorgersi che sta mangiando la storia d'amore più bella delle Cinque Terre. Fantastico. Quindi c'è sempre un po' di dramma, no? Nelle cose belle, beh, insomma, c'è sempre un po' dramma, di poesia, cioè ovunque il comico fa capolino in ogni momento della nostra vita. C'è un'altra storia, finché non sentiamo russare noi andiamo avanti, no? Certo, noi andiamo avanti finché non ci dicono basta basta, okay. Cosa che ho sempre pensato che mi dicesse una, ma nessuno mi ha mai detto basta basta. Parlando delle sirene, c'è un scusate, prima fila ridono un po' troppo quelle due o tre lì, e una sì, la sta spiegando all'altra, sì, non voglio sapere cosa state dicendo. Sì. Però poi prendo il numero di telefono. Che anche quando ho detto YouPorn ha riso, quindi vorrei... Sì, su YouPorn sì, ha riso. Okay. Adesso è chiodata che sembra la Sfinge, cazzo. No? Questa fiaba delle sirene ha una parte che mi piace tantissimo, poi è la parte che non c'entra niente. Perfetto. Poi la storia ve la racconta lui. Sono due squilibrati che raccontano un libro qua. C'è un momento, un tripudio, quando la sirena si butta, insomma, succede il momento più alto di questa storia e fa un esercizio spettacolare e tutti rimangono a bocca aperta a confronto la donna Canoni De Gregori e l'OVS. E a un certo punto Dario Vergasio scrive, perché è importante sottolineare che sa anche scrivere. Oddio bene. Mio. Tutti fecero i complimenti all'assessore, al turismo, pensando che fosse una sua trovata, mentre lui allibito stringeva mani senza neanche capire cosa fosse successo. Come tutti i politici, dopo un primo momento di smarrimento, finse di capire e si fece artefice di un così meraviglioso spettacolo, prendendosi tutti gli onori. A te è piaciuta questa roba contro l'assessore? Tantissimo. Ma veramente? Sì. Ringraziamo l'assessore di Monselice, naturalmente. No, vi spiego perché. Vi spiego perché. Allora, sulle sirene, ragazzi, adesso non voglio discorsi, guardate come è vestito questo uomo qua, quindi possiamo credere a tutto. Ora, però non sei né bianco né nero stasera, sei un po' così, eh? Sei vai un po' avanti. Frufru stasera. Vai avanti. Ma raccontaci dove cazzo trovi sta roba da vestirti, che vogliamo sapere, perché ci interessa Monselice, dove cazzo la vai a prendere sta roba, perché nessuno riesce a capire su che pianeta ti vesti, però ci fa piacere capire, o è una stireria che rovina i capi e li fa sbiadire, oppure, non so, adesso vediamo. Vabbè, cerchiamo, poi dopo faremo un'intervista a lui. Pensate che una volta ero al direttore artistico del Festival dell'Umorismo di Tolentino, cioè avevo i pantaloni ogni tanto larghi. Mi chiamava lui a quelle cose importanti, capisci che figure di merda gli facevo fare? Per cui c'avevo sti pantaloni larghi, sai così, e lui va sul palco e dice il sindaco e l'assessore dovrebbe ringraziare quest'uomo che mentre cammina pulisce i marciapiedi di Tolentino, volevo morire. Vabbè, è quello che pensano tutti di te a Monselice, perché uno dove abita lo piglia un po' per il culo, sì, cioè questa è la cosa. No, vedi, fanno anche di no con la testa, complimenti, perché ti amano tanto, è l'unico paese del mondo. Bene, farai il doge di Monselice. Ora, allora, sulle sirene, questa è una prova seria, sulle sirene, adesso non si finché si scherza, si cazzeggia, avete capito che, sulle sirene tutti sapete che le sirene esistono. Che tristezza, così è dura la vita. Monselice.
Mi hai detto che ci stavi male a Monselice, che ti stavano sul cazzo tutti, che non ci volevi venire, che era un posto di merda. Però non pensavo che... Allora, che qualcuno suona le campane a cazzo, lo so. Allora, le sirene... Allora, scusate, se no... Le sirene... Allora, domanda. Chi di voi ha mangiato una sirena nella vita? Sanno in mare. Avete mai mangiato una sirena? No. Perché? La domanda è perché. Perché? Perché non sono né carne né pesce. Questa è la cosa... Anche il coccodrillo è così. Anche il coccodrillo, però si mangia, il coccodrillo si mangia. A Cuba l'ho mangiato, ora, ho mangiato anche una borsetta una volta. Ora, e... sono più scusato, io dico una cosa, ne penso un'altra, sono rimbambito. Ora, le sirene abitavano in un'isola vicino all'Irlanda, stavano in una grotta, adoravano la dea del ricetto, una donna, una dea che in una mano ha un pettine e nell'altra ha una mela cotogna, e tutti i Poseidone, re del mare, eccetera, vanno a farle omaggio a queste sirene. Le sirene si sono sempre fatti loro, nessuno ha mai cercate, perché non si mangiavano, nessuno ne fregava una mazza delle sirene. Però loro sono vanitose, sono meravigliose, si pitturano, si pitano, si cosano, si fanno la ricrescita sulle squame, cioè fa quelle cose. Ora, non so se si depilano perché diventa un problema grosso, però cosa succede? Che... le sirene, per colpa delle dicerie, Lorenzo, delle dicerie dei paesi come questo qua, dove dicono te dove il cazzo la compri questi vestiti, cioè loro, le dicerie sono quelle cose che dicono quello lì è figlio di quell'altra, quello lì porta male, queste cose che uno rovini delle vite per queste cose qua, dicevano che le sirene, pensate cosa stava dicendo, le sirene riuscivano, che non era vero, a la zuppa di sirene, perché sono quelle cose che sono vere ma non sono vere, riusciva a far crescere le tette alle bimbe a 12 anni, cioè sviluppavano prima e andavano via i brufoli. Voi pensate, in casa di questi poveri pescatori che avevano le figlie e bimbe che rompevano i coglioni da morire, sapere che c'è una pozione di una roba che ti fa crescere le tette e ti fa, mia figlia mi ricordo a 12 anni ci faceva mettere la carta dentro il due pezzi quando andavamo a Manarola e sui brufoli diventava tipo come sentire le campane a Monselice per esempio, ma cazzo, ma vi drogate, cosa c'è, ma perché questo qua? Chi lo paga ora sto qua, chi è? È un cococò, è un din don don, questo non è neanche un cococò, cioè è fantastico. Questo era Woodstock che suonava le campane con i gong, con un gruppo, cioè l'unico sopravvissuto che è rimasto qua, e sta là in cima alla torre, poi lo salutiamo, mister Battacchio, salutiamo, tanta fama anche nei film porno mister Battacchio. Vabbè, allora, succede che le sirene, quindi va bene la zuppa di sirene, non serviva a niente, però sono quelle cose che uno dice poi funziona, poi non funziona, e a un certo punto hanno cominciato a fare la zuppa di sirene, queste povere sirene le hanno prese, le hanno messe dentro una nassa, queste trappole che mettono sott'acqua, gli ha messo le perline, le cose colorate, le cose che luccicavano, loro sono andate dentro, questi le hanno prese, le hanno portate via, queste poveracce disgraziate le hanno chiuse dentro un golfo e le tengono lì ogni tanto a fare la zuppa, una cosa orribile. Succede che una volta queste sirene sono molto astute in quanto femmine, ma molto astute anche tra l'altro, e molto questa cosa che gli piace, si sono messe una volta tutte pittate finché potevano, una ci ha avuto un'idea, si sono messe attaccate alla prua delle barche dei pescatori alla mattina presto alle 4, si sono appiccicate lì sopra immobili, ferme, immobili come se fossero finte di legno, ferme. Quando sono arrivati i pescatori, già c'avevano le figlie che rompevano i coglioni, già andavano a letto alle 4, andavano a letto alle 3, soprattutto ad andare in barca, quelle cose lì, arrivano mezzi intontiti, mezzi abbellinati, mezzi storditi dal sonno e vedono che ogni barca c'aveva questa cosa meravigliosa, ognuno come, torniamo nel libro di uno che ha scritto una cosa che si chiama Odissea, che non voglio dire che è minore quella che ho scritto io, però questo cavallo fatto dove ognuno pensava fosse un dono di un altro e l'hanno fatto entrare, tra l'altro le sirene nell'Odissea, lì dice che fanno impazzire la gente i canti delle sirene, ma perché? Che me l'ha spiegato Riondino, il nostro amico, cioè perché le sirene non è che cantano male, se no andrebbero a Sanremo, però... come cantano? Cantano, ma cantano delle cose vere di te che non vuoi sentirti dire, quindi piuttosto impazzisci che sentirle, questo è impressionante. Vabbè. Però cosa succede? Che le sirene rimangono ferme immobili, attaccate così, e ognuno pensa che sia un regalo dell'altro che ha fatto, e ha inventato le polene praticamente. Ora, talmente immobili che ci hanno creduto, sono usciti fuori dal golfo, come si sono tratte fuori dalla rete, si sono buttate, e sapete tutti che sono venuti a abitare a Vernazza, questa è la storia, questo lo sapete normalmente. Non mi caga nessuno, cazzo, non mi caga nessuno. Lo dico perché, se non ci credete, andate con i figlioli, con i nipoti, con chi volete, la fidanzata, andate a Spezia, andate al museo del Museo Militare, della Marina Militare, e ci sono delle polene straordinarie. Se non ci credete che stanno ferme, voi vi mettete davanti a fissare una polena lì, anche se ci state 3 ore, non si muove.
voi potete guardarla anche per 3 ore e stanno fermi. Se vi girate, vi rigirate, è sempre un fermo uguale, perché lei fa un po' diverso, ma si muove, quindi dovete crederci. E succede che queste sirene sono da abitare alle Cinque Terre. Le sirene cosa fanno? Come tutte le favole, ce n'è una sempre sfigatissima che non canta, la sfiga totale delle sirene, l'ha scritto... come si chiama, Andersen, l'ha fatto da Disney, sì. C'è sempre una sirena che non c'ha la voce. Ma come il girino bianco, cioè ci deve essere una differenza, no? Il mondo è duale e quindi si parla delle differenze, ecco perché i saggi stanno zitti. Sì, per mia moglie quando parlo con uno, dico che cagate, lei traduce quello che pensa che io ho detto offensivo, lei spiega che non è vero, capito, che volevo dire un'altra roba, perfetto. Succede che questa, in mezzo a queste sirene c'è una che non canta, sfigatissima, perché non canta, disperata, insomma non me la sto mandando più di tanto, una volta l'anno queste sirene fanno un musical sulla riva di Vernazza, di sotto, vicino al Guvano, uno posto dove sono le nudiste, infatti tutti pensano che quelle in mare nude siano le nudiste tedesche, invece sono le sirene perché ne vedi solo un pezzo. Quindi guardano queste, infatti dico ci vediamo stasera all'ostello, poi queste non vengono mai, dico ma ti hai dato buca? No, sono sirene, facciamo vedere solo le tette. Ma detto questo, cosa succede? Che quando fanno questa festa, a un certo punto la nostra sirena, che non si deve far vedere dagli umani, sennò ricomincia la caccia alle sirene, in preda a un momento di delirio sale come su quella torre lì, perché loro fanno la festa il giorno del santo, perché il giorno del santo a Corniglia c'è la banda che suona, la processione, le donne che cantano, passa la Madonna di Corniglia e mentre cantano tutti su, loro cantano di sotto così nessuno se ne accorge. Ogni tanto si sente un po' delle note stonate, ma tutti danno colpo al vento, non è un problema. Succede che a un certo punto la nostra sirenetta si arrampica come lassù in cima e tutti la vedono, tutto il paese la vede, dice ma chi è sta qua vestita da sirena, si butta, lei finalmente fa questa roba incredibile, prende e si butta di sotto. È orribile tutto questo perché lei in preda a questa ossessione, a questa depressione, a questa sfiga che c'ha, a questo handicap, chiamatelo quello che volete, questa sua diversità che poi in realtà è una cosa brutta per lei, pensa solo che non può cantare, invece vorrebbe cantare, si va a sfracellare sugli scogli. Ma il mare è inclusivo. Oh, scusate, per me si poteva anche finire lì che si sfracellava, che mi stava anche sulle balle, però in realtà il mare è inclusivo perché io rubando una roba di Coleridge, La ballata del marinaio, che è un grande libro, se dice Coleridge, dice il mare, dice la luna tiene il mare come se fosse un cagnolino al guinzaglio e lo porta dove vuole, tant'è che la alza, la abbassa così. Allora cosa succede? Che la luna che ha a cuore questi personaggi un po' con queste cose terribili, con questi difetti, con quello che volete voi, a un certo punto mentre lei si caccia giù gli manda un'onda che la salva. Ma cosa succede? Che mentre lei si tuffa, è quello che dovremmo fare nella vita, cioè una piccola cosa, cioè lei... Quando te c'hai un problema tuo, che c'hai un problema, che ti sei fissato con questo problema, non vedi più le cose come le altre volte. Ti viene questa cappa di depressione che te la devi levare. Ora, o prendi l'Exotan, o prendi lo Xeroxan, o prendi quello che ti pare, se volete, sta qua, vi posso anche marcarvele io le medicine, ho dei timbri finti di medici, faccio quello che volete, però in realtà cosa succede? Che devi distrarti da quella cosa lì. Cioè lei, buttandosi di sotto, cosa succede? Sa che va a sfracellarsi. E cosa succede? Si leva dalla testa per un momento nella vita questa idea del cantare, non ce ne frega più niente di cantare, tanto si va a sfracellare, ma mentre svola giù gli succede una cosa strana, comincia a capire che mentre fa delle piroette meravigliose, fa degli avvitamenti, fa dei carpiati, si scopre libera di, con questa pinna in realtà, di fare dei giochi meravigliosi di tuffi e si scopre che è una campionessa di tuffi, così invece che sfracellarsi, quando entra in acqua, applausi dal pubblico di Monselice, applausi dal pubblico di Corniglia e applausi anche dalle sirene di sotto. L'assessore dice, gli dicono che bel numero questo, di chi è? L'assessore dice l'ho inventato io, come tutti gli assessori rubano le idee degli altri, però se voi volete andare il giorno della festa di Corniglia a Corniglia a sentire quando c'è la festa, se ascoltate bene dal mare, sentite, sentirete sotto un canto un po' strafrato, tutti diranno che sono le turiste tedesche ubriache che sono sugli scogli, in realtà non sono le nudiste ma sono le sirene, che ci crediate o no, basta, mia figlia. Grazie Dario. Oh. Mi pare del prosecco, masticca. Ma cosa sono delle bombe a mano? Cosa sono state qua? Ma cosa c'avete? Tieni, ma no, ma cos'è sta roba? Te la sicura, la tiri, cazzo, allora, contro il campanaro per vedere se la smette. Ma, sono lì le ma non è più il Veneto di una volta, cazzarola, qua dentro. Cioè, ma direi che abbiamo finito. Con questo entusiasmo, così. Vabbè, se proprio. Ma te li stiri vogliamo... i vestiti quelli lì oppure li. Ma... Se cioè, proprio vogliamo potremmo raccontare più, l'ultima perché... storia d'amore. Sì. Che finisce male. No, bene. Certo, dammi il libretto, te la leggo. No, questa finisce bene. C'è il libretto? Introducila se vuoi, come si dice. Ah. Io? Non il finale, chiaramente, perché il finale finalmente voglio fare una che finisce bene. Però quando uno soffre d'amore cosa fa? Diventa rosso in questo caso. È la seconda. È la numero 2. Allora,
Questa va detto, che è la numero due, se no uno si alza e se ne va, capito? Si deve sapere i numeri. Allora, era bello senza questa pausa lunga. È strano che il campanaro non è entrato quel quarto. Allora, l'avventura di Adriano, il polpo, che è nipote mio. Esatto. Poi, se ti sono piaciute le disegni? Tantissimo, illustrazioni bellissime. Chi l'ha fatte? Non mi ricordo il nome dell'autore. L'ha fatte il compagno di mia figlia. Ah sì? Certo, lui fa le cose per Zero Calcare, quella roba di tutto, perché abbiamo fatto come un libro di favole, ci sono le favole di disegni e tutto, perché il compagno di mia moglie, con due figli, mi ha detto, mi lavora 10 ore al giorno questa roba, mi fai per favore i disegnini delle favole? Mi ha detto, guarda, non c'ho tempo, non riesco a farle. Ho detto, va benissimo, da domani non ti tengo più i nipoti, punto. 2 giorni dopo mi ha dato tutte le tavole, fatte, finite, mi ha detto se ne volevo ancora. Ho detto, guarda, grazie, così non è un problema. Questo polpo... Non so se qualcuno capisce il problema, ma... Questo Adriano, insomma, si innamora di una ragazza. Difatti comincia con c'era una volta un ragazzo che guardava il mare ed era normale trattandosi di casa sua. Abitava infatti a Manarola, dove abita Dario. L'ho tenuto per ultimo questo capitolo. Cosa succede quando si è innamorati? Ci si trasforma, si diventa qualcos'altro, qualcun altro. Per riuscire ad andare con quella che... Sì, certo. Io se non mi trasformavo in un altro, mia moglie non me la dava. Infatti è non vedente, quindi sorry. No, scherzo, no, scherzo. No, no. Ok, dai. No, dimmi, vai avanti, mi piace quando racconti le cose. No, è tuo il libro. Ma con quel vestito lì, se vai per terra, scivoli 3 o 4 metri o... Di cosa hai fatto? Dimmi di cosa hai fatto. Credo seta, non so. Quindi te caschi qua, ti danno la spinta e finisci a Padova, cazzo, in Piazza delle Erbe. È un vestito scivoloso di seta, è bello, quindi è un po' sciusciusciu, un po' così. Secondo me sta cercando di ricordare il capitolo 2 perché non lo trova più. Quindi sei amico dei bacchi. Se uno ti regala un bacco è un regalo però, no? Per bacco. Ecco, ho trovato un bacco per te. Va bene. Allora, vorrei farti una camicia ma non so come la vuoi. Fatela per i cazzi tuoi, tieni, con questo il bacco. Uno... No, no, questo si innamora. Sull'amore possiamo dire quello che vuoi. Partono le endorfine, vanno al cervello. Sapete, l'amore, c'è stato Galimberti, ve l'avrà raccontato quando si dice sono folle d'amore, sono 2000 anni che si scrivono. Credo fosse cose. Qui la settimana scorsa, no? Galimberti, io con Galimberti mi diverto molto perché voi prendete sul palco, adesso siamo io e lui e lui cerca di... Io con Galimberti invece faccio quello che rompe il cazzo a Galimberti. E lo carico e lui si diverte come un matto, dice cose che non ha mai detto normalmente, perché quando è da solo fa un po' l'accademico, fa un po' con me che lo punzecchio e tira fuori delle cose meravigliose, ci divertiamo come i pazzi, però quindi con Garimbalo mi diverte molto, per me che ho fatto il tecnico. Però, per esempio si dice anche cotta, no? Quando uno è innamorato, sì. Questa fiaba ha una relazione con la cotta. Però funziona così. No, funziona questo. Che si dice cotto d'amore. Certo, oppure sono lesso di te, sono queste cose qua. E per far capire che uno è rimbambito al punto che questo ragazzo, vedendo la bella, cosa succede? Lui la vede solo con la coda dell'occhio e rimbambisce. Passano le endorfine, vanno al cervello, uno si innamora, straparla, la desinenza sempre uccia, amorucci, tesorucci, cosa hai fatto giucci, un rincoglionito. Quando sei innamorato, quali sono le tue tecniche amorose, visto che siamo alla fine? Amoruccio, le ciabattucce, lasciato nel bagnuccio. Però lui che ha un po' il physique del Wolf, l'intellettuale molto bellino, c'è così da 2000 anni, e così c'è qualche lavatrice in soffitta che invecchia per lui, come che citazione. Però però voglio dire, io che ho sto fisico qua e sono messo male, non so voi, però io quando andavo a tacchinare, si diceva una volta, io non posso far leva sul fisico, quindi devo andare a fare delle cose incredibili, lo dico qualcuno, diciamo, non sai, che fa un po' cagare come me, cioè quelli che... una volta ci andavate a ballare, sì, almeno qua, a parte i concerti di campane, no? C'entra niente con la favola, però quando si andava a ballare c'erano quelli fighi, molto fighi, che stavano così, ballavano in mezzo alla cosa e facevano tutte le loro cose amorose, tipo, no? E queste ragazze che ballottavano in fondo. Quelli come me che facevano un po' cagare erano quelli che stavano fermi nei divani. Sei presente? Ogni 4 divani ce n'è uno come me, una razza. Facevamo anche la pipì negli angoli per segnare il territorio, ogni tanto. Non c'entra con la favola, ci arriviamo dopo. Però noi, siccome eravamo un po' anzianotti, un po' vecchiotti, un po' così, e non ce la facevamo a... Dovevamo individuare nel gruppo delle ragazze che ballava, come quelli che fanno, non erano come dei leoni che vanno in mezzo e fanno le danze amorose. Noi dovevamo guardare dal divano, in realtà scrutavamo nel gruppo delle ragazze l'ognuno malato. Hai capito? Cioè l'antilope zoppa. Noi dovevamo...
avevamo solo un balzo, quindi dovevamo beccare quella sfigata, quella che l'ha licenziata, quella che si è fatta la ceretta, ha capito che ci vuole il napalm, quella lì, cioè quella roba lì, e quindi il tacchinamento per noi era così. Invece il giovane Baldo di Banarola era un bel ragazzotto, faceva i tuffi, e vede passare la bella nell'iconografia di tutti, per noi lì alle Cinque Terre, la straniera nordica, con le lentiggini, con lo zainetto, con le Birkenstock una volta, adesso ce l'hanno tutti, con lo M1 ancora neanche digitale, quindi passa lei che è di una bellezza, che... e loro hanno avuto la fortuna che si sono loro due nel cosmo, era questo l'incontro che devono fare, sono della stessa periodo, della stessa epoca, nel posto giusto, al momento giusto, è rarissima questa roba qua, l'amore a prima vista quello che è. Lei passa ma non lo vede, lui riesce a vederla sulla coda dell'occhio e ringrazia Dio che non l'ha vista completamente, sennò sarebbe morto, non avrebbe retto il colpo. Quindi lui solo per una parte parte queste robe al cervello, le endorfine, tachicardia, brachicardia, parte di tutto e si sente, e la reazione qual è? Che diventa rosso come sta a fare qua sopra, non so cosa sia, una roba che mangia le zanzare, cos'è sta a fare qua? Cioè, vabbè. E questo papaverone, allora cosa succede? Che tra l'altro fateci caso, lo sapete che non ci sono, ecco questa è una cosa che ci tengo, chiudo tutta la baracca, ma se foste un'ape voi altri, dicono che muoiono le api, grazie al caso, non c'è più un fiore in giro, ci avete fatto caso? Non c'è più un fiore in giro. Questa roba qua, che sarebbero le spighe e i papaveri, io vi sfido domani a fare un giro nei prati e vedere se trovate un cazzo di papavero vicino alla spiga. Se la trovate, telefonatemi. Cioè, non ci sono più. Dove? È lui che dice che era inquinato perché c'era la fabbrica di qua, lui no. Quindi dove ci sono i papaveri, sono buone anche il coso, l'ho visto perché l'ho visto adesso, sono rimasto. Perché sì, ogni volta io quando sono... raccontando del... No, però quando sei in treno, vedi questi patti di papaveri che sono come dei centri di resistenza, Caserola, agli anticridogammici. Quando vedi i papaveri, i fiori, adesso tutto verde. Se uno volesse fare una roba ecologista, te che sei d'immagine, se te prendi gli impressionisti, quelli che fanno tutti i fiori, dovresti rifare il solito quadro, è tutto verde. I colori non ci sono più. Due o tre tonalità di verde, non c'è più un fiore. Non so perché mette sta cazzata, però vabbè, scusate, ringrazio il mio medico che a questo punto mi manca la mia dose. Ora, succede questo, il nostro ragazzo si innamora talmente tanto che non riesce, e diventa rosso, cosa succede? Diventando rosso, che quando è talmente rosso, che quando si avvicina a lei diventa rosso, così, come il papaverone, cioè. Ha paura di fare una brutta figura, gli amici lo prendono in giro, diventi rosso, e lui cosa succede? Non può più avvicinarsi, c'ha questa specie di maleficio, una specie di incantesimo, non può avvicinarsi, è disperato perché non può avvicinarsi, intanto il tempo passa, i giorni scorrono, sa che lei prima o poi se ne andrà, e lui è disperato. Cosa succede? Un giorno va in barca, si fa un giro in barca, disperato, è lì, mentre suona ste campane, eccetera, eccetera, lui che pesca, e a un certo punto dice, cosa posso fare per avvicinarmi a lei? Posso rapirla? No, è troppo, insomma, però c'è tormentato da questa storia, non può avvicinarsi, mentre lì che pesca, sente dare una tocca alla lenza, poi sente un'altra tocca, allora si riprende, dà un incoccio e tira su, prende un pesce e c'è una bellissima, come si chiamano quelli rossi con i baffi? Triglia, fantastico, una bellissima triglia. Triglia, beato chi la piglia. Ora, la triglia, questa qua è una triglia particolare, le triglie intanto sono rosse, lui la vede e dice, cazzo, anche te sei poveraccia come me, hai la stessa fortuna che ho io, sei rossa, la slama e la ributta in mare. In realtà trattasi di una triglia magica, si chiama triglia frignona reale. Perché frignona? Perché voi sapete, a Monselice, è qua che è stato fatto questo documento, tra l'altro deve essere in comune da qualche parte, cioè, dove si è studiato questa roba sul mare, che le triglie sono monogame, cioè le triglie stanno solo in coppia, cioè viaggiano solo in due. Quando una delle due muore oppure è pescata, l'altra piange. Piangono le triglie dalla mattina alla sera quando sono pescate. Uno rimane da solo e piange. È per quello che si alzano i mari. Perché si alzano le triglie? Ragazzi, sono favole, io posso raccontarle un po' come cazzo la mia parte, scusate, non è che possiamo andare tutti dalla Greta a dire le cose. Allora, partiamo dal discorso. Allora, cosa succede? Lui vede la triglia, la butta in mare, lei che è una triglia frignona reale, magica, e dice, questo ragazzo sì, mi ha preso con la lenza, però mi ha anche liberato, quindi qualsiasi cosa sta pensando riuscirò a far avverare questo desiderio. Lui stava pensando naturalmente alla bella, dice, se fossi così, e dice, se fossi un polpo, un meraviglioso polpetto, che cambiano colore 32 volte, sono gli animali più intelligenti del mondo, i polpi, sembra. Dice, io vorrei anche essere polpo pur di avvicinarmi a lei. Non riesce a dire questa frase, a pensarla, che gli cominciano a spuntare da sotto le ascelle dei meravigliosi tentacoli, diventa un piccolo octopus meraviglioso, lui felice, incredibilmente felice, casca in mare, balla la barca e si butta
a fianco a Manarola c'è questo scalo bellissimo che si chiama, adesso ve lo dico perché c'è un po' di cosa, Palaedo, meraviglioso, se vi capita andate a trovarlo, mandateci a ottobre, non ci andate adesso, e lei dove la bella tutti i giorni va così, coi piedi nell'acqua, a guardare questo tramonto meraviglioso. Il polpetto arriva il primo giorno, comincia a fare le solite coi piedi, lei è un po' impaurita, nordica, svedese, chissà di dov'è, baltica, chi lo sa, tira via i piedi, li mette un po' i piedi, scopre che questo polpetto in realtà è innocuo, non solo, ma si affeziona molto e capisce che le vuole giocare con lei. Lei comincia allora a farsi accarezzare dal polpo, gli sale un po' sulle gambe, torna giù e inizia questa specie di numero, una specie di attrazione dove al pomeriggio arrivano i turisti a fare le foto a questa ragazzina che arriva col suo zainetto e trova questo polpetto che sale e scende. Il polpo piano piano prende confidenza, gli sale sulle cosce, gli sale sulle spalle, gli fa dei succhiotti con i tentacoli sul collo, gli si ributta in mare e comincia questa liaison, questa specie di corteggiamento tra la bella e questo polpetto che va su e giù, su di lei. Succede questo, che lui pensa e dice, povero me, passa il tempo, ha paura che lei vada via, e a un certo punto lui è disperato e dice, e se mi dai il libro, guarda, ti faccio le ultime due righe e te lo leggo meravigliosamente e bene, perché sento che tutti dicono, leggilo te, stanno pensando tutti, io non posso tornare a Monselice stando sulle balle a tutti, quindi io voglio dargli. Dicevo, non vedo un cazzo stasera, c'ho gli occhiali qua, non capivo perché non vedevo una mazza. Allora, questa è l'assessore, no, questa è la cosa, quindi ci siamo, Lorenzo, scusate, lo devo cercare perché in realtà... Il polpo è il secondo, in realtà il Girino Albino, ma soprattutto voi avete capito che non l'ho scritto io sto cazzo libro, quindi devo capire dov'è. Oh, Manarola, ci siamo. Ora, succede questo, che il nostro ragazzo, e con questo concludiamo questa serata meravigliosa, fatta con, tra l'altro abbiamo speso più di campanaro, cazzarola, che di... E succede così, dice, ti prego non lasciarmi, gridava il polpo nella silenziosa lingua dei polpi, perché lui dice, portami con te nei paesi nordici lontani, io non voglio niente da te, io basta che ti guardo, sono felice, tipo il cavalier servente, io basta che ti vedo, cioè, io voglio vederti, portami con te, ti fai quello che vuoi nella vita, mi metti in un bel recipiente di vetro, una roba grossa, mi metti davanti alla finestra quando nevica, io voglio vederti che arrivi con la bicicletta, mi metti qualche briciolina di focaccia, io sono felice così, basta guardarti. Pensate che storia d'amore sconvolgente, quelle che avete avuto anche voi naturalmente qui a Monselice. Bene, lei lo prese, lo baciò sulla capoccia lucida polpesca, perché c'è quella ragazza che scendeva dallo scalo, il volto triste e la lenta camminata non promettevano niente di buono, stava finendo il tempo, lei ormai doveva andare via. Come mise il braccio in mare, quel polpo a vinghiarla, coprirla di baci, salire fino al collo, accarezzare le spalle. Ti prego non lasciarmi, gridava il polpo nella silenziosa lingua dei polpi. Lei lo prese e lo baciò sulla bella capoccia lucida polpesca e asciugandosi una lacrima sembrò ascoltarlo. Prese di scatto un secchio da una barca, lo riempì d'acqua di mare, fece due carezze al polpo e ce lo infilò dentro. Il polpo si commosse e ricominciò a cambiare colore. Nella casa delle vacanze, prese in affitto dalla bella straniera, tutto era in ordine. Un grande zaino stava vicino alla porta, il letto era rifatto, era sul letto e si mise vicino, seduta sul terrazzo, lei, a guardare il tramonto. Il polpo uscì dal secchio, piano piano si trascinò vicino a lei, a un certo punto abbracciò le sue gambe. Un tramonto stupendo, stava impaginando, come dice Lorenzo Marini, l'ho rubata da te, la storia d'amore più bella del mondo. A un certo punto lei si è alzata di scatto, sembra che ha capito, e cercare un recipiente più adatto al polpo, prima della partenza. Lui si trovò subito a suo agio nella nuova casa, era felice, era più grande del secchio, più robusta, sicuramente molto più resistente per il trasporto nei paesi lontani. Il suo sogno si stava avverando finalmente, lei l'avrebbe portato lontano e sarebbero vissuti felici e contenti. Oh, applauso da Monselice, finalmente una storia che finisce bene. Sei contento? No. Aspetta, mi sa che non è finito. Non è finita? No. Ah, c'è ancora due righe, scusate. Questo pensava il polpo mentre cominciava a diventare nuovamente rosso, senza capire da dove arrivasse tutto quel calore. La ragazza mise il coperchio sulla pentola e poco dopo lo mangiò. Il tramonto era bellissimo, morale. Le ragazze ogni tanto sono dispettose, ma quando hanno fame lo diventano ancora di più. Ed ecco perché da quella volta, quando uno si innamora, si usa dire sono cotto di lei. Dario Vergassola, grazie Dario, grazie mille. Ringraziamo la moglie di Marini soprattutto, Mari, l'assessore che ci sarà, il campanaro, la nostra Bruna, con applauso e entusiasmo i librai e siamo lì e se volete buone cose. State allegri e buonanotte al secchio, come si dice. Non ho mai mangiato un risotto ai piselli come si è mangiato lì dentro. Fantastico, complimenti a tutti. Grazie. Ora, se qualcuno vuole fare domande a lui e capire cosa fa nella vita, perché io non lo so, se qualcuno lo sa e me lo dice, ci siamo. Bene, non si alza nessuno perché pensa anche
che andiamo avanti. Hai sentito che ha abbaiato? Così non potranno dire che non c'era neanche un cane questa sera? Sentito? Ci siamo? Potremmo andare via così? O qualche domanda a Lorenzo Marini ce l'avete, che mi piacerebbe tanto? È bello sentirvi, sembrate mafiosi cazzo in questura, tutti zitti che non... Ma che lavoro fai adesso? Allora dici cosa fai e basta, poi andiamo. Allora facciamo una fiaba sull'amicizia, visto che siamo tra amici. Ecco, vedi che adesso gli è partita la parte creativa, perfetto. Ecco, hai visto, è così. E poi così, poi però veramente ci alziamo. Andiamo. Perché voi pensavate che si drogava e basta, invece fa anche altre cose. Allora c'è... siamo in India e c'è una famiglia. Che posto del cacciuta, poi sono stato in India io. Sì, lui ha fatto, come si chiama quella roba lì? Si chiama Pechino Express. Pechino Express. Cioè non c'è un bagno, sono 2,5 miliardi e cagano per strada. Cioè questa è la cosa impressionante. Io quando sono tornato a casa ho abbracciato il bidet, ci ho messo una ghirlanda di fiori e la mia religione adesso è diventata quella. Cioè io non ho mai amato il mio bagno come adesso, lo dico con tutto il cuore. Che cazzo sono andato a fare in India, non lo so, però insomma state... con tutto il bene del mondo. Sì, però cioè, ha fatto una puntata. Ti parlo per strada e ti dicono namaste, uno saccuccia e caga. Ti dici buongiorno, buonasera. Questo sta cagando. Sì, però l'hanno pagato 3 puntate, ne ha fatto sì, anche 4. Però la domanda mi devi dire perché uno mentre lì ti parla con te ti dice namaste e si giri sta cagando, e ti dice scusate, buonasera. Cioè uno dà fuoco alla spazzatura, quell'altro caga e ti dice in mezzo passa un cinghiale nero 3 volte il coso, perché sono islamici e non lo mangiano. Poi passano le mucche che cagano anche loro, però non le mangia nessuno perché quegli altri non mangiano le mucche. Quindi è un passaggio di cinghiali, mucche, cobra. E gente che cacca, e te rimani lì e dici buonasera namaste, questa è la cosa che, e non so neanche l'inglese, e quindi no, cioè quindi vuol dire è bello andare in giro, ma anche starsene a casa ogni tanto è bellissimo. Io trovo che gli indiani, perdona se ritorniamo, però sono le persone eccezionali, diventano i padroni del mondo perché in 10 anni sono avanti. A mia figlia, vi ribadisco, vi giuro, mia figlia, ci fermavano delle bimbe meravigliose di 9 anni, l'inglese perfetto, uscivano da scuola, gli inglesi hanno lasciato queste cose da college con le treccine scalze, nella merda, ma però perfette, vi giuro, meravigliose. A mia figlia gli dicevano, ma meravigliose, sorridenti, gentili, in mezzo a dei jacky grossi così, scaccia una roba impressionante, telefonino in tasca, non lo usano mai perché... sono 5.000 che scanno da scuola e ridono e giocano, se uno si mette col telefono lo pigliano per scemo, quindi loro pensano il mezzo ma lo tengono in tasca, lo sanno usare. E a mia figlia gli chiedevano 3 cose, come ti chiami, la tua mail e che università hai fatto a 9 anni, cioè perché questi fanno tutti ingegneri aerospaziali, quindi comanderanno il mondo tra poco, sono 1,5 miliardi, pensa andare a fare i bagni cazzo in India, quanti soldi che guadagni cazzo, sto pensando, la rete fognaria di Nuova Delhi, Bombay cazzo. Bombay è grossa come da qua a Milano, cioè te esci in città, cioè, abiti qua, la città finisce a Milano, Milano te dice esci, dove vai? Vado a fare un giro in centro, uno va via e dopo 15 anni torna, dove sei stato? Sono stato un attimo, cioè, è enorme, meravigliosa, fantastico, cioè bello andarci così, un attimo sono rimasto sconvolto, non ho ancora preso le misure diciamo, però beh, qual è la tua fiabetta, scusa? Allora c'era una coppia di giovani, erano molto poveri. Ecco fatto. E non avevano proprio da mangiare, raccolto era andato molto male. Ma non parliamo, lui non siamo qui a parlare dei miei genitori. E insieme. Lui era amico del principe. E si chiedevano, beh potremmo chiedere al principe se ci dà una mano, però a un amico come fai a chiedere? L'amicizia è dare, no? E passano dei giorni e il problema rimane e quindi... decide di andare a trovare il principe e di chiedergli un favore. Ovviamente non puoi andare senza niente, quindi lei aveva solo del riso, gli dà una manciata di riso, è solo quello che avevano. Passa dei giorni attraverso la foresta e si chiede, chissà se si ricorderà di me, chissà se mi vorrà ancora bene, erano amici quando erano bambini, poi sai, le cose cambiano. E quindi va in questo castello e il principe invece lo accoglie con una felicità assoluta e passano dei giorni, gli chiede cosa può fare per aiutarlo e lui non ha coraggio di chiedere e si dice domani gli chiederò qualcosa, domani gli chiederò un aiuto, gli chiederò dei soldi, un favore, un lavoro, ma non ha mai il coraggio di chiederlo e nonostante i giorni siano belli e la reggia sia fantastica e sete e razzi e banchetti ogni sera e abbondanza e fiori e fontane eccetera, senza non ha il coraggio, non ha il coraggio di chiedere. Passa una settimana e a un certo punto decide che torna a casa e non ha il coraggio di chiedere. E quindi il principe dice torna quando vuoi, saremo sempre amici. E questo
a malincuore torna a casa ed è un po' triste perché non è riuscito nella sua missione, e torna a casa sua attraverso la foresta 2 o 3 giorni e vede la sua casa completamente trasformata, piena di frutta, fiori, sua moglie con un sari bellissimo, e gli chiede: cos'è successo? E lei gli dice: ma come, non ti ha detto niente il principe? No, dice lui, cosa ha fatto? Per ogni chicco di riso ci ha mandato un diamante. Lorenzo Marini, questa va. Cosa, avete capito? E voi ve lo fate portare via da New York, da Los Angeles, da Milano. Tenetevelo qua a cazzerola, così se cose le racconta. Lorenzo Marini, buone cose, buona serata, la fiera del libro. Salutiamo tutti, grazie. Quindi il riso abbonda nella bocca degli orefici. Grazie a Lorenzo. Ecco, nel frattempo è già diventato sindaco nel frattempo. Pensate che promozione. Volevo ringraziarvi per la straordinaria performance di questa sera. Sei anche assessore? Sono anche assessore, tra le brutte cose. Però volevo lasciarvi un regalo fatto dalla nostra artista locale. Un chicco di riso? No. No. Eccolo qua. Ah, ecco i famosi. Oh, questo è meraviglioso, finalmente. Questo fiore. Il foso papà. Sono contentissimo di parlare. Sia per Dario che per... Guarda Lorenzino. Siamo anticritogrammici. Così avete anche... il firmacopie a disposizione. Ah, grazie per tutto. È vero, perché è una penna. È meraviglioso, capito? Io arrivo sempre dopo 3 ore, cazzo. Allora. Benissimo. Beh, grazie assessore e vice sindaco. Salutiamo grazie il campanaro. Grazie Lorenzino, sei stato fantastico. Grazie mille. Grazie a tutti voi. Io vi do appuntamento giovedì prossimo, sempre qui in Piazza Mazzini. Abbiamo la partecipazione di Dacia Maraini. Vi attendo giovedì sera. Grazie e buona serata.